È il mondiale! Cos'è un confine rispetto ad un sogno? Cos'è un confine davanti alla forza dirompente dello sport? Cos'è la burocrazia davanti all'amore incondizionato di un ragazzo per la disciplina che ama? La vicenda di oggi è una storia in realtà molto semplice e, come tutte le cose semplici, contiene in sé enormi verità. Il protagonista del servizio è una giovane promessa del calcio europeo. Il suo nome è Musa Juvara. Attualmente gioca nella primavera del Chievo. Musa è davvero impressionante. Accelerazioni, dribbling, facilità di tiro, senso del gol. Può giocare da attaccante esterno o da seconda punta. Iniziamo a dare qualche dato. Esordisce in primavera sotto età nel gennaio del 2018 e a fine stagione le reti saranno 8 in 15 partite. Musa, come ogni giovane promessa del calcio, vorrebbe essere ricordato ed apprezzato solo per le sue qualità tecniche. La sua storia si lega però a quella di incredibili campioni e ci ricorda la forza dirompente dello sport, che non si ferma davanti ad un limite e ad una barriera prestabilita. Lo sport unisce e non fa differenze. Lo sport esalta la qualità. Lo sport è meritocrazia. Se sudi e ti alleni, raggiungi i tuoi obiettivi. Altrimenti puoi chiamarti anche Antonio Cassano, ma non ci riuscirai. Non guarda dove sei nato, se sei ricco o povero, bianco, nero o giallo. Il 20 giugno 2018 l'agenzia Fare, Football Against Racism in Europe, ha stilato un 11 dei giocatori rifugiati presenti al mondiale. Per esempio, Steve Mandanda, che si trasferì in Belgio dall'ex Zaire ai tempi del regime di Mobutu. Victor Moses, che è rimasto senza genitori nel 2002 a causa delle efferatezze di Boko Haram. Lovren e Ciorluka sono divenuti entrambi rifugiati in Croazia a causa delle guerre in Bosnia. Pione Sisto è nato in Uganda da genitori del Sudan del Sud, che lì si erano trasferiti per scappare dalla guerra del Darfur. Rakitic ha vissuto per tanti anni in Svizzera ed ha indossato anche la maglia delle giovanili di Rosso Crociato. Anche il best player di Russia 2018, Luka Modric, è stato un rifugiato. Durante la guerra dei Balcani, la sua casa Zara fu rasa al suolo e lui ha vissuto negli ostelli per sfollati. Musa Juvara nasce il 26 dicembre del 2001 in un villaggio di nome Tujereng, situato sulla costa meridionale del Gambia. Abbandonato dai suoi genitori, Musa vive con il suo nonno paterno. Il Gambia è oggi un paese governato da uno dei regimi dittatoriali più oppressivi al mondo. E per tale ragione, nei primi mesi del 2016, il giovane lascia la sua terra d'origine, con mezzi di fortuna, attraversa l'Africa, più di 3.000 km, e arriva a Messina. La sua vita cambia quando viene trasferito in una provincia di Potenza. Lì inizia a giocare con la Virtus Avigliano e trova l'amore di una nuova famiglia, quella del suo mister e di sua moglie, Vito Antonio Summa e Loredana Bruno, che lo iscrivono a scuola, lo includono nella comunità e diventano tutori del minore. Musa è una forza della natura ed in poco tempo ha gli occhi delle big puntati addosso. Sceglie il Chievo soprattutto per l'importante percorso scolastico garantito, ricordando le parole del nonno: la scuola è importante. A quel punto conosce anche l'assurda burocrazia italiana. Il 18 settembre 2017 la FIGC blocca il suo tesseramento perché era cittadino extracomunitario e non risultava essere accompagnato dai genitori biologici. Per fortuna arriverà il Tribunale di Potenza a cancellare quell'assurdo ed indecente blocco. Musa parte alla grande, fa cadere sotto i suoi colpi squadre prestigiose, su tutte ricordiamo la doppietta alla Lazio. Il resto è storia di questi giorni. Il prestigioso The Guardian l'ha inserito nei 60 calciatori 2001 più promettenti d'Europa. Ve l'avevamo detto, è una storia semplice, che contiene in sé mille lezioni, ma che soprattutto ci invita a riflettere sul mondo del 2018. Per questo possiamo solo esclamare un sincero in bocca al lupo a Musa, augurandoci di vederlo in un futuro prossimo esordire in Serie A. Minutes after there to cry from the bottomless pit, but my